Ciao ragazze, Ciao ragazzi! eccoci qua, nuovo video! Yay! Io sono Carita Dolce, lei è mia sorellina Nancy Amara. Ciao, qua a farvi vedere i nostri acquisti che abbiamo comprato sul mercato Lidl. Abbiamo fatto anche il video vlog, se ancora non l'avete visto andatelo a vedere, vi lasciamo il link nel box informazione e della nostra spesa in diretta. Adesso facciamo vedere tutti gli acquisti, le cose che abbiamo comprato. Il vlog è molto utile perché là facciamo vedere anche le cose che non vanno bene. Adesso le cose che abbiamo comprato, prima queste che le ho tirate dal frigo che sono fresche, lo yogurt magro che io adoro e costa pochissimo, tipo 20 centesimi, pochissimo. Però non c'è lo yogurt greco. Di solito, no, a volte c'è, a volte no, come capita. Poi il formaggio quark, di cui vi abbiamo fatto una ricettina che è buona. La cheesecake, andate a vedere quel video perché l'abbiamo utilizzato ed è buonissimo. Io comunque lo utilizzo per varie ricette, anche tipo per condirci la pasta. Comunque se volete fatemi sapere, io vi faccio i video. Poi le uova che sono bio. Hanno fatto la nuova linea bio appunto alle Lidl e sono molto molto contenta. Appunto queste qua sono le uova e sono buonissime. E poi questi che ci piacciono tanto, uno di questi ce lo siamo già scofanati in macchina quando abbiamo fatto il video vlog, se avete visto. Quello a pesca è, al mango. Ah no, mango che ti piace tanto. Mango e banana. Mango e banana. Poi c'è ananas, banana, cocco, fragola, banana. Sono buonissime perché sono tutta frutta e di questa marca Naturis, e sono degli smoothie praticamente come se tu ti metti, ti frulli la frutta, te lo è bevi. Solo frutta. Sì, perché non c'è zucchero aggiunto, non c'è acqua, quindi fanno benissimo. Poi abbiamo preso, sempre per sgonfiarci il pancino, questo infuso di finocchio. Questo è buonissimo. Ottimo, sì, per sgonfiare. Questo contiene solo finocchio, sappiamo che è sgonfiante e anticellulite. Sì, ottimo. Sì, però per il ventre piatto. Poi abbiamo preso la nostra amata frutta secca, ovviamente gli anacardi. Io ho preso gli anacardi, stanno a casa. E per me la frutta secca, questa qua mista. Poi ci sono anche le noci. Mangiate sempre la frutta secca la mattina, ve la straconsiglio, perché la mattina è tipo uno spezzafame, vi aiuta a mantenere il peso corporeo e a dare tanti grassi buoni che regolano il corpo, gli ormoni e evitano gli attacchi di fame. Quindi è buonissima frutta secca, tipo una ventina di grammi la mattina, veramente straconsigliata. Poi tu hai preso questo condimento per ghigliate. Mi piaceva perché è un condimento per ghigliate spray, no? C'è scritto, sono andata a leggere, tuo abbo sarà ricco di oli e robe, invece no, è a base di acqua ed estratti vegetali di rosmarino, aglio, pepe, praticamente si spruzza. Adesso ve lo apro, dai, mentre che tu io lo voglio. Poi abbiamo comprato queste bustine carinissime, ci sono un sacco di pipi, però queste sono quelle senza zucchero, ci sono solo nocciole, anacardi e uva secca. Guarda, queste quindi sono buonissime. Tipo, io mangio tutti gli anacardi, come... lei si mangia tutte le nocciole. Ecco come si fa, ragazzi, è proprio uno spray troppo carino, uno spray che si spruzza tipo anche la scella. No, questo è uno spray. Come guarda come puzza, poi ti immagino. Oddio, se spruzzi in faccia a qualcuno è un'arma. Erbe aromatiche così con la fate uno scherzo al tuo al vostro marito, tipo ciao caro, ti ho comprato un profumo for men, una roba proprio con l'arrosto dopo profumo a vostro marito. Pare comunque tutto questo tutto. Praticamente lo potete usare anche come snack pomeridiano, lo portate in borsa e oppure lo mettete nell'insalata o sullo yogurt, dappertutto. Dappertutto. Poi della stessa linea delle uova bio, anche il latte di soia che noi già lo compravamo prima. Adesso che l'hanno fatto anche bio, ci piace ancora di più. Ci piace tanto tanto hanno perché fatto un sacco di prodotti così. Sì, perché non ha zucchero aggiunto né olio. Spesso hanno zucchero, olio, questo è puro a base di appunto di semi di soia e ci piace tanto. Poi abbiamo comprato della marca Italiamo. Italiamo è una marca sempre biologica. Sì. Passata di pomodoro e polpa di pomodoro. Anche questi bio. Sono nuovi perché questa marca Italiamo prima faceva la pasta, noi spesso compravamo ed è sempre stata buona. E adesso ha fatto anche la linea bio. Ci piace ancora di più perché sono sughi che stanno proprio di pumarola, belli naturali. Vabbè, poi c'era anche la pasta bio integrale, ma non l'abbiamo presa. Non l'abbiamo ci sono presa solo perché... farfalle. No, ma anche perché io là dentro in quel mobile c'ho tipo 10 pacchi di farfalle. Sì, comunque mettete anche i rigatoni, lo dico in ogni video, mettete anche i rigatoni, le pennette. Tutti i bucatini, no, bucatini non mi piacciono. No, a me sì, bucatini. No, bucatini, tagliatelle. Sì, però vabbè. Sì, comunque le farfalle sono buonissime, compratele, quelle là integrali sono veramente buone.
Poi questi no, sono della soia che questo me l'ha dato mamma. Ma poi è vuota dentro, sì. Guardate. No, questo qua volevo far vedere perché anche questa è una cosa bio. Questa è una novità proprio di questa marca dell'ultimo periodo, che hanno fatto tutta questa linea bio a Lidl e costa pochissimo. E questo è il riso integrale. Oltre però, la pasta c'è anche il riso. Sì, questo c'era sia bianco che integrale. Non abbiamo preso integrale, è una varietà che si chiama Thai Bonnet, non so cosa dovrebbe sia. Essere tipo riso basmati. Perché è un po' lungo, è chicco lungo ed è bio ed integrale. Poi ho detto, ah, che vai, che bello, lo voglio cucinare. E poi ho detto, chissà, ma speriamo ci vuole poco. Perché per riso basmati ci vuole poco tempo, quindi è bello invece. E lei è andata a leggere e ha detto, dove sta scritto quanto tempo ci vuole per la cottura? Tu l'hai letto. Lei poi l'ha letto, tipo mi stava venendo un coccolone. 35 minuti. Io no. Non lo faremo mai. Oddio, cioè sta qua e non so che farmene. Tipo lo userò. Tipo quando Nancy si sposa, io metterò questo nelle tasche e lo userò per sburtarti il riso integrale in faccia a Sarà bio. Scaduto e ci saranno i vermi dentro, però. Perché ti sposerai nell'allantarizio? Vabbè, ragazzi, questo è tutto. Noi speriamo che questo video vi abbia dato gli spunti per fare una spesa sana, buona, anche no? Al discount. Genuina. Anche al discount, comunque risparmiando. E diteci nei commenti quali supermercati vorreste che noi andassimo. Hai in missione per voi a fare dei videovlog, a fare delle spese. Diteci. Ovviamente anche cosmetici abbiamo comprato. Sì. Noi abbiamo comprato i cosmetici, tante cose nuove di Lidl che però sto ancora provando. E quindi vi farò comunque un video sicuramente sul mio primo canale. Fateci sapere nei commenti voi se comprate queste cose, se ne comprate altre. Se avete trovato qualcosa di novità. Novità, noi siamo sempre aperti al mondo sano, buono, senza odore di palma, bio naturale, buono, bio healthy, Carlita style. Vi mandiamo un bacio grande. E tanti like, metteteci tanti like. Like per la pomarola. Per Nancy con la pomarola. Ciao.